Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Guardi, c'è oramai una decennale storia su studi proprio di sociologi, politologi, su questo swap, lo chiamano, questo scambio che c'è stato, no, tra destra e sinistra. Per cui da una trentina d'anni la sinistra ha abbandonato la questione sociale, ha abbandonato la difesa dei ceti popolari, difatti, no, Gauche au caviar, quelli della ZTL, no, si sono sprecate le definizioni, e hanno dimenticato quelli che sono i temi centrali. Sicuramente uno è l'immigrazione, ce n'è uno che viene ancora prima, che è il lavoro. Difatti noi punteremo principalmente, soprattutto sul rilancio della produttività, la creazione di posti di lavoro, lasciare più soldi in tasca alle persone, perché poi potremo anche difendere diritti aiutare quelli che restano più indietro. E questa è una cosa veramente fondamentale. Guardi, ultimo, Ricolfi proprio, un'intervista dell'altro giorno diceva che il partito di Letta ha abbandonato tutto questo. Ossessionato in un modo esasperato dalla questione LGBT, che diventa eccessiva. Sì. E poi diceva anche un'altra cosa, che la censura è diventata una cosa di sinistra, perché così legati proprio a questa cosa del gender, del politicamente corretto, che sono diventati i più grandi censori al mondo. Allora, lei sta sollevando questioni che mi interesserà tra poco affrontare con Pasquino, però resto ancora su di lei. Se il centrodestra va al governo, proporrà di nuovo la politica dei porti chiusi, che è stato uno dei tratti caratteristici del governo giallo-verde con Salvini al Viminale? Proporrà come sempre la legalità, rispetto della legalità, quindi ci vogliono i flussi come fanno tutti gli altri paesi, si prendono quelle persone. Ho sentito tanti anche opinionisti un po' di sinistra che dicono ma servono tante persone specializzate con tante qualifiche che gli italiani non hanno, e secondo voi queste qualifiche arrivano coi barconi? No, domando. Guardi che i flussi li avete aboliti voi, però li avete aboliti voi. Ma governate da 11 anni. No, flussi, li avete aboliti voi. Governate da 11 anni, governate, aboliti voi. È stato colpito sul segno quando lei ha detto la sinistra ha dimenticato la questione sociale. Però le domando, non è un po' ingenerosa Giorgia Meloni con Salvini, che anche ieri ha detto sì, Salvini è stato un bravo ministro dell'interno, è sicuramente capace, però non sono cose che si definiscono. Io non so se lei l'ha sentita in voce l'intervista, perché è stata molto rispettosa, ha detto una cosa ovvia, ha detto Salvini ha tutte le caratteristiche per farlo eventualmente, però questa è una cosa che poi vedremo dopo, è anche nel rispetto, aver contato i voti. Ma non è solo questo, è questione di una squadra di governo che poi andrà anche sottoposta al Presidente della Repubblica, perché se noi dicessimo Tizio, Caio, Sempronio, ci direste ma fate i conti senza l'oste. Corretto. No, noi l'oste lo rispettiamo. Allora, è...